Le agenzie che si occupano della situazione economica del nostro paese sono sempre bollate come non veritiere. È il caso di Moody's, che nella sua nota sul prodotto interno lordo italiano dice che si è contratto e mancherà gli obiettivi del prossimo anno con rischi significativi. Non così la pensa il superindice europeo OXE di Eurozona, che vede il nostro paese stabile con lieve aumento dello 0,1%.